secondo capitolo della prima epistola dell'Apostolo Giovanni. E come sempre non me ne dimenticherò mai, a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria. Mi fermo per qualche istante. La nostra ubbidienza, il popolo risponde. Amen. Alleluia. E cominciamo con un'espressione che mi è tanto cara al mio cuore. Figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. E da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è lui, ma chi osserva la sua parola, l'amore di Dio in lui è perfetto. Da questo conosciamo che siamo in lui, chi dice di dimorare in lui deve camminare anch'egli come camminò lui. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avete dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio. Tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Chi dice di essere nella luce e odia il proprio fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce e non vi è niente in lui che lo faccia cadere, ma chi odia il proprio fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove va, perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Figlioletti, vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati per mezzo del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Figlioletti, vi scrivo perché avete conosciuto il Padre? Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio dimora in voi e perché avete vinto il maligno. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E mi sono fermato al verso 17, ma consentitemi innanzitutto, vi ho detto quello che sento, questa espressione di Giovanni così bella, figlioletti, in senso molto delicato, dice neanche figliuoli, figlioletti, è un vezzeggiativo, vero? È una forma di delicatezza, di amore. E io, fra tanti problemi, fra tante battaglie e fra tanti dispiaceri, ho la gioia di avere anche io, di vedere dei figlioletti nella fede. Figlioletti e figliolette, non soltanto nel senso maschile, ma anche in quello che è la realtà femminile, per cui questa parola questa sera viene direttamente indirizzata a coloro che già servono il Signore. In modo particolare, diciamo pure, questa parola è già indirizzata a chi conosce Dio e a chi vuol fare meglio la volontà di Dio. C'è qualcuno che vuol fare meglio la volontà di Dio? Abbiamo cantato poco fa, c'è qualcuno fra di voi che ama il Cristo. È un modo, un altro per dire di più, per dire che non c'è nessuno qua in mezzo che non ama Gesù, perché Gesù è il Signore, Gesù è l'amore, Gesù è tutto in tutti coloro che fanno la sua. E allora vogliamo dire questa sera in maniera proprio non simbolica, ma in maniera imperante, Signore, non la mia, però voglio usarla al plurale, Signore, non la nostra, ma la tua volontà
sia fatta. E io so che il Signore sta dicendo il suo amen e si sarà allegrando in mezzo di noi e noi ci rallegriamo in Lui. Amen. Ecco allora che questa parola, pur parlandoci in un certo qual modo per prevenirci, per aiutarci a non cadere più nel laccio del maligno, perché fratelli miei tutti eravamo peccatori. Nessuno può dire io non ero peccatore. A volte abbiamo trovato che nel passato, che tanta gente ancora oggi dice ma io faccio niente di male, io non faccio niente, non ho bisogno di niente, io sto a posto. È l'inganno più grande di Satana, far sentire a posto quelli che a posto non ci sono per niente e non ci siamo stati nemmeno io a posto, perché anche noi abbiamo peccato. Molti pensano che peccato abbiamo ammazzato qualcuno oppure abbiamo fatto chissà che cosa, ma il peccato è la trasgressione. Anche una semplice bugia è un peccato, perché la bugia è semplice ma è complicata, perché è un peccato. E il peccato viene da Satana, dal diavolo. È vero o no? Il non mettere in pratica la parola di Dio ci rende peccatori. Perché? Perché non siamo conformi a quello che è la sua perfetta volontà. Anche se, grazie al Signore, credo di non aver mai in questo sbagliato, che noi siamo ancora fallaci, ma non siamo più peccatori. Perché quel verso di Romani mi rimane fermo nel mio cuore, che mentre eravamo peccatori, Gesù morì per noi. Gesù è il Salvatore, lo vogliamo dire insieme? Gesù è Salvatore, è una delle condizioni, molti fratelli si chiamano Salvatore, ma il Salvatore è Gesù, gloria al Signore, e salvati siamo, come dice quel cantico, non più timore, per questa strada si giunge al cielo. Quale? Primo, secondo, terzo, non ne conosco altri perché la Bibbia porta fino al terzo cielo, anche se meteorologicamente, o meglio ancora, sotto l'aspetto diciamo scientifico, sono stati dati altri nomi, ma il terzo cielo lo abbiamo anche attraverso una testimonianza dell'Apostolo Paolo, il quale disse, e non ti parlava di se stesso dicendo il nome, ma era lui, se col corpo o senza il corpo, Dio lo sa, io sono salito, sono stato elevato fino al terzo cielo e aggiunge, in paradiso. A me questa definizione basta, anche se durante la mia vita ministeriale, o meglio la mia vita amministrativa, di quello che era la mia attività aeronautica, mi avevano insegnato delle cose che riguardavano, ma non c'è nessuna parte scritta, ma soltanto nella Bibbia, che c'è un terzo cielo che è il paradiso. E questo mi è bastato sempre, almeno sotto l'aspetto spirituale, perché sappiamo che dopo il terzo cielo ci sarà che cosa? La casa del Padre. Si va in cielo perché non siamo ancora completi, saremo col nostro spirito in cielo, ma un giorno entreremo con un corpo nuovo. Un corpo nuovo? È scritto proprio così? Non lo faccio cantare perché abbiamo passato, altrimenti facevo cantare, avremo un corpo nuovo che non invecchia mai più. Amen? Lo avremo perché? Perché il Signore ha stabilito è per noi una nuova creazione. Avremo un corpo nuovo ed è un corpo per l'eternità, perché fu creato il corpo con lo stesso scopo che Dio lo ha creato e lo creerà adesso. Ma il peccato di Adamo ci portò poi, il primo Adamo, ci ha portati lontani da Dio. E grazie al secondo Adamo, che questa sera possiamo parlare di un corpo nuovo, possiamo ascoltare e chiamarci figlioletti, perché l'amore di Dio è stato sparso e sarà continuatamente sparso nei nostri cuori. Amen. Siete d'accordo? E allora questi versi questa sera riteniamoli proprio
per ricordare, perché altrimenti non c'è niente di nuovo, lo dice anche in questa parola, io vi do un comandamento, è un vecchio comandamento, non è nuovo, perché in definitiva quel che dobbiamo sapere l'abbiamo sempre saputo, molti vogliono sapere, scendere nelle profondità teologiche, vogliono capire, 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 ma che cosa c'è da capire? C'è da capire che eravamo peccatori e Gesù col suo sangue ha pagato e siamo salvati. Salvato sono, non più timore, vero? Alleluia! Molti vogliono scendere nei meandri della teologia, ma cosa vogliono afferrare? Io non ho mai capito cosa si vuole afferrare. Il significato profondo, quello pratico, quello reale, quello che... lasciate che poi per quella che è la cultura personale ognuno se la faccia, perché io non sono contrario alla cultura, ma... molti pensano di conoscere, di scendere sempre di più nelle profondità, e più si scende in profondità e più non si sta più in superficie e ci dimentichiamo quello che dobbiamo dimenticare. Ma la cosa bella che sappiamo è che siamo salvati. Lo siamo? E se qualcuno non si sente salvato, lo faccia adesso. Come? È così semplice. Accettando Gesù Cristo quale proprio personale Signore e Salvatore. Che siamo salvati in Cristo Gesù, non per meriti, ma per grazia. Ci rifacciamo qui, in un certo qual modo, anche a quel personaggio antico che è stato Lutero, che appunto proclamava la salvezza per grazia. Non per ipergrazia, ma per grazia. Amen. Perché anche questa parola ci riconduce a capire che continuiamo a sbagliare tante volte. E questa parola ci conforta facendoci capire che l'unico mezzo di salvezza rimane soltanto l'amore di Dio in Cristo Gesù. Amen. Siamo d'accordo? Siamo d'accordo con la parola di Dio? E allora ecco che possiamo continuare la nostra lettura. Vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Gesù rimane il Salvatore per eccellenza. Mentre eravamo peccatori, dicevo prima, Gesù moriva per noi. Gesù ha versato il suo sangue, ha dato la sua vita, ma non l'ha data per un uomo, l'ha data per l'umanità. E vogliamo ricordare anche a quelli che continuano a discutere, a discutere, a discutere, che c'è Giovanni 3,16, che è il centro dell'Evangelo, della parola, e che a me piace tanto ripeterlo e farlo ripetere. Vogliamo vedere? Perché Dio, voglio la voce di tutti però, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E quel chiunque lo voglio sottolineare 3 volte. Chiunque. Alleluia. Ecco per la quale ragione davanti al Signore non c'è greco, non c'è italiano, non c'è americano, non c'è russo. Gesù è venuto per tutta l'umanità, l'umanità che ovviamente accetta e che crede. Amen. Perché se ci sono parte, purtroppo c'è ancora una grande parte che non ha ricevuto, non ha accettato Gesù quale personale Signore e Salvatore, non si può essere perdonati e non si riceve la grazia, perché il perdono implica il pentimento. Se non c'è pentimento, non c'è perdono. Ma non perché Dio non lo vuole concedere, è perché è una regola, ed è una regola di carattere spirituale, e anche di carattere biblico. Il perdono, quando c'è il pentimento ci può essere perdono, ma senza pentimento ci può essere mai il perdono, fratelli miei? E noi siamo insegnati da questa parola a perdonare gli uni gli altri, a annullare quello che sono i risentimenti che ci portano, perché nella nostra vita abbiamo tante cose che tante volte non ci convincono, non vanno bene. Ma ci ha insegnato il Signore ad avere un cuore perdonatore. La prima cosa che ho visto negli anni, quando
tanti fratelli, tante sorelle si sono accostati al Signore e per ricevere la grazia e il perdono hanno perdonato le offese. Hanno, con l'aiuto di Dio, hanno cancellato quello che per anni magari non si cancellava. No, io quello non lo voglio vedere. No, io quella non la voglio vedere. Quello mi ha fatto questo, questo e questo. Quella mi ha fatto quest'altro, quest'altro e quest'altro. Ma Gesù ci ha insegnato di perdonare, perché senza il pentimento e il perdono non ci sta la grazia del Signore. Siamo salvati? Siamo salvati? Mediante la fede in Cristo Gesù. Amen! Alleluia! E allora ecco che questa parola viene a noi e dice, lui ci esorta questa parola a non peccare. Cioè, ma chi di noi vorrebbe peccare spontaneamente? Scusatemi. Quando abbiamo fatto e facciamo un'esperienza concreta, vera, autentica col Signore Gesù, e io credo che la maggior parte di chi siamo presenti qua abbiamo chiesto al Signore di continuare a fare la sua volontà, abbiamo chiesto perdono e siamo convinti della salvezza, sì o no? Anche se la salvezza la riceveremo in modo completo e vera il giorno in cui il Signore dirà quell'espressione che molte volte ripeto, che Gesù dirà: entra benedetto dal Padre mio nella gloria del tuo Signore o del vostro Signore, se vogliamo parlare al plurale. Noi sappiamo che la vera salvezza l'avremo allora, però per fede abbiamo avuto già la caparra, l'arra, diceva qualcuno, in senso poetico, della salvezza, perché sappiamo che siamo salvati perché Gesù è nel nostro cuore e Gesù questa sera continua a dire: io sono alla porta del tuo cuore e picchio, se tu apri io entrerò da te, cenerò con te e tu con me. E noi diciamo amen. Il nostro sì, il nostro amen, alleluia, gloria al Signore. E mentre eravamo peccatori, ma allora qualcuno dice: io sono sempre un peccatore. Non lo usate questa espressione. Dimostriamo di non comprendere la differenza tra il peccato e il fallo. Tutta la differenza non sta nella gravità, perché molti pensano che il peccato si possa pesare. Questo peccato è peggiore di quest'altro. Non è così, perché il peccato è la trasgressione. Siamo stati abituati nella religione, il peccato mortale e il peccato veniale. Ma la parola di Dio cosa ci ha insegnato? Che il salario del peccato è? Ma sappiamo anche che attraverso Cristo il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio, e questo mi piace dirlo di più, è la vita eterna in Cristo Gesù il Signore. Amen. Allora questa distinzione deve essere fatta, perché io penso che qualsiasi di noi, chiunque di noi, ne desideriamo nessuno sbagliare, ma siamo soggetti a sbagliare. A volte ci distraiamo, a volte pensiamo di fare bene e invece abbiamo fatto male. Chi è di noi è infallibile? Beh, non mi fate parlare, altrimenti devo dirvi che qualcuno si è ritenuto infallibile, ma umanamente non c'è nessuno che è infallibile. Siamo tutti fallibili. E sono più fallibili quelli che si credono infallibili. Questo ve lo voglio dire gratuitamente. Amen. Alleluia. Siamo tutti quanti soggetti a sbagliare. A volte pensiamo di essere, avere ragione, a volte pensiamo che siamo nel giusto, a volte pensiamo, e senza renderci conto tante volte, invece le cose non vanno proprio così. Ma questa parola ci esorta e ci dice che noi abbiamo una grande possibilità, che il Signore ancora è pronto a perdonare le nostre manchevolezze, non voglio dire trasgressioni, per non usare il termine peccato, ma le nostre manchevolezze, alleluia. È vero, perché? Perché innanzitutto dobbiamo riconoscere nel verso che non abbiamo letto che chi dice io ho conosciuto e non osserva i comandamenti di Dio, non l'ho conosciuto per niente. Ma questa parola ci insegna soprattutto a rimanere in una posizione di tranquillità spirituale, se è fatto con coscienza, e ci tengo a sottolineare con coscienza, perché? Perché sappiamo, come ci è stato detto e come ci viene annunziato in questa parola, che noi abbiamo
un avvocato difensore presso Dio. Non dobbiamo pagarlo, non siamo soggetti ad andare nei tribunali per avere tutto questo. La gente vuole giustizia. Quante persone, oggi sono migliaia e migliaia di persone che ogni giorno chiedono una giustizia umana, e di questa giustizia non sappiamo, o meglio, non sappiamo sempre se viene ottemperata, ma spiritualmente noi abbiamo un grande avvocato, l'avvocato degli avvocati, gratis, non dobbiamo pagare niente e non abbiamo dovuto pagare niente. Questo avvocato è il difensore nostro per eccellenza, non si fa corrompere, non c'è possibilità di cambiare le condizioni. Nella vita ho conosciuto anch'io qualche avvocato che si è mangiato solo i soldi, e soltanto i soldi si è mangiato, e cambiava da una posizione all'altra in base alla propria necessità pecuniaria, vogliamo dire necessità, volontà. Ma il nostro Signore è mai cambiato e mai cambierà, perché Gesù è lo stesso oggi e in eterno. Vogliamo dare gloria al Signore? Amen. E allora dobbiamo sapere che abbiamo questo grande avvocato. Ovviamente è un avvocato che ci difende a una condizione, che noi riconosciamo di essere fallaci, di aver sbagliato, perché ripeto ancora prima, se non c'è pentimento non c'è perdono, perché se uno dice io devo essere perdonato, io non ho fatto niente, io sto a posto, io sto bene, è semplicemente perché voglio dire questo, no, il Signore non potrà operare nella vita di nessuno di noi così. Ma nel momento stesso che ci riconosciamo, Signore perdonami, volevo ma non volevo cadere in questo sbaglio, non potevo e non volevo assolutamente, Signore tu conosci il mio cuore, ti chiedo perdono, e il perdono arriva. L'avvocato difensore si rivolge al Padre, perché quello è anche il figlio, l'unigenito, che gli dice: Padre, sopporta il fratello Remo, lo sai che ha tutta la buona volontà, ma qualche volta succede, qualche volta spesso capita di prendere qualche scivolata. Perdono il fratello Remo, perché il fratello Remo ha detto: perdono mio Signore. Parlo del fratello Remo, non parlo di voi, come sta tutto a posto. Per voi non c'è problema. Allora è meglio che parlo di me stesso, no? Questa è la posizione. E poi ci dice: il mio peccato, diciamo noi, il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato. Respirate, fratelli. Oh, che gran felicità. Alleluia! Amen! Ecco che questa parola arriva in maniera pratica. Non c'è bisogno di complicanze di vario genere. È una parola pratica, perché Gesù rimane il Signore e il Salvatore di tutto il mondo. Ovviamente, ripeto ancora una volta, di quella parte di mondo che accetta, e lo accetta per quello che Egli è e che Egli sarà fino all'ultimo. E poi la posizione di Dio cambierà un giorno. Dio amore, Dio perdono, Dio sarà giusto giudice. Lasciamolo, questa qualità lasciamola da parte, perché nel momento che siamo perdonati, nel momento che abbiamo ricevuto e riceviamo il perdono, non dobbiamo assolutamente preoccuparci della realtà del Dio giudice, perché non ci giudicherà, perché siamo passati dalla morte alla vita, non avremo più il giudizio, ma saremo passati dalla morte alla vita e dalla vita alla vita eterna. Siete d'accordo con me? Allora siete d'accordo con la parola di Dio. Gloria al Signore. E allora ecco che questi versi parlano e ci dicono qualcosa da approfondire. Fratelli, non vi scrivo un nuovo comandamento, ma un comandamento vecchio che avete dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udito dal principio, e tuttavia vi scrivo un comandamento nuovo, il che è vero in Lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. E questo comandamento è vecchio e nuovo.
Com'è che questa parola ci viene in questa maniera? Ci parla di un comandamento vecchio. Beh, nel senso buono della parola, altrimenti io lo cambierei con antico. Sono sempre del principio del pensare che tante volte il termine vecchio, soprattutto in questi ultimi anni, ha assunto e assume un significato non molto idoneo, soprattutto alla vita spirituale, alla nostra vita spirituale. Quelli che ci hanno vicino alla mia età o anche più giovani, non credo che vi sentite vecchi. Io non mi sento vecchio. Ringrazio il Signore, nonostante certe situazioni. La sorella Antonietta mi sta guardando, dice, qualche botticina, ma ce l'hanno anche i giovani, lo sai? Lo sai come i giovani hanno bisogno? La pilloletta, la situazione. Anche i giovani hanno questa triste condizione, fa parte di un retaggio umano, fa parte di una realtà umana, fa parte della vita che viviamo, dipenderà dagli alimenti che mangiamo, dai veleni che assaporiamo, da quella roba che ormai non sappiamo più niente, gli imbrogli che si fanno anche a livello alimentare, quanti sono malati fin da ragazzi, fin da giovani, molte malattie vengono anche proprio soltanto dalla malvagità dell'uomo che per arricchirsi impoverisce gli altri e impoverisce se stesso, perché all'ultimo poi il cane morderà la propria coda, e questa è una triste realtà. Anzi, noi come cristiani abbiamo un vantaggio in più. Perché? Perché anche quando ci presentiamo al Signore non ci farà più niente quello che possa essere il veleno, quello che possa essere degli alimenti. Non tutti si prega, ma io credo che anche in questo non ci deve essere un bigottismo, ma una profonda realtà, dire: Signore, proteggimi, sapendo che non possiamo in grado di sapere quello che mangiamo se è buono o non è buono, perché poi alla fine escono fuori tanti di quegli scandali e continueranno ad uscire. Ma dovevo dire una cosa: Egli è l'Eterno che ci guarisce, se lo crediamo. È necessario questo sì. È indispensabile questo sì, se lo crediamo. Fratelli miei, se tante volte non vediamo i risultati che dovremmo vedere in maniera molto spiritualmente parlando e divinamente naturali, è perché tante volte ci affidiamo più agli esseri umani. Fammi questa medicina, questa medicina mi farà star bene, quest'altra medicina mi può fare sentire meglio. E molti medicinali di questi, se non ci siamo attenti, ci accorciano la vita. Perché sembra che facciano bene da una parte e non ci fanno bene dall'altra parte. E c'è un business, che è il più grande business che c'è sulla faccia della terra, vero? Il medicinale, questa cosa, i rappresentanti che ci portano dai medici, i medici che ti scrivono. I propri viaggetti gratis, le proprie offertucce o offertone. Ma confidiamo in Dio, fratello. Egli è l'Eterno che ci guarisce. Si è scritto ancora che sulla croce Gesù non ha portato soltanto i nostri peccati, ha portato anche che cosa? Le nostre infermità. Ma dobbiamo crederlo col cuore. Dobbiamo far sì che il Signore possa mettere in atto quello che è la sua perfetta volontà, perché Dio ci ama, Dio è amore. Lo sappiamo tutti? Lo sappiamo teoricamente o lo sappiamo praticamente? Ricordate che fra la teoria e la pratica c'è di mezzo il mare. La teoria è una cosa e la pratica ne è un'altra. Se la teoria segue la pratica, tutto è a posto. Ma se rimane solo teoria, senza la pratica, non succederà quello che noi ci aspettiamo che succeda. Alleluia. Io ringrazio il Signore della mia età. Mi chiamasse anche domani, sono grata al Signore, perché molti non sono arrivati alla mia età. Ho conosciuto tanti cari fratelli che stanno col Signore. Non sono arrivati alla mia età. E grazie al Signore c'è ancora un po' di sostanza. Ho chiesto al Signore di tenermi in questa condizione fin quando potrò servire. Il giorno che non serve, meglio, l'ho detto pubblicamente, lo prego pubblicamente, lo dichiaro pubblicamente. Perché? Perché la cosa più bella è dipendere dal Signore e sapere che Egli provvede ai bisogni e ai bisogni di tutti quanti noi. Gloria al Signore. Indipendentemente da certe cose, qualsiasi sia la necessità,
fratello mio, sorella cara, confida nel Signore. Arriviamo un altro cantico. Confiderò sempre nel mio Signore, nei lieti dì, nei giorni di dolore, perché Lui è fedele. È fedele? Innamoriamoci di Gesù Cristo. E dicendo questo vi dico, innamoriamoci di più della parola di Dio. E diamo gloria a Dio, alleluia, gloria al Signore. E allora, cari fratelli, questa parola ci parla, e ci parla che abbiamo un avvocato difensore presso Dio. E questo avvocato difensore sarà avvocato difensore se noi siamo disposti a perdonare agli altri. Anche questo fa parte di una preghiera che Gesù stesso ha insegnato, di perdonare i peccati agli altri. Se noi rimaniamo con la nostra posizione di non saper perdonare agli altri, non ci aspettiamo che possiamo essere noi perdonati da Dio. È vero o no? Dice anche un altro punto della parola: prima di offrire il sacrificio sull'altare, vatti a mettere in una posizione di pace col tuo fratello, con la tua sorella, vero o no? Io chiedo a qualcuno, se questa sera non ha realizzato ancora la presenza del Signore, prova a te stesso se hai qualche risentimento verso qualcuno, se hai da perdonare qualcuno o da farti perdonare, perché è importante tutto questo. Se vogliamo ottenere, ricevere la risposta da Dio, dobbiamo essere disposti a mettere in pratica la sua parola, sì o no? E facendo questo riceviamo il perdono dei nostri peccati, e ricevendo il perdono riceviamo l'assistenza divina, e ricevendo l'assistenza divina possiamo confidare prima nella salvezza, poi confidiamo in che cosa? Nella guarigione divina, guarigiamo in tutte le richieste del nostro cuore che siano conformi alla sua volontà. Amen. Gloria al Signore. Questa parola ci porta in una direzione che io tocco appena, perché se volessimo verso per verso entrarci dentro non sarebbe una cosa troppo facile trattenerci. Chi ama il proprio fratello dimora nella luce. Quando mi tocco davanti questo verso, la luce, luce. Le vecchie esperienze non le posso dimenticare, ma com'è bello parlare della luce, e la luce di Dio. Vi piacciono le tenebre? Di sera spegnete tutte le luci. Dice, come sta meglio senza le luci. Qualcuno ha potuto mai esprimere questo pensiero? È bello, sai, è vero che quando gli innamorati sono innamorati accendono le lucette. Adesso non so se si usa più, perché ormai i miei tempi sono passati, è vero? Ma una volta, ancora in certi locali all'estero, quando arrivi di sera ti accendono delle fiammelle piccole piccole. Vi siete mai chiesti il perché? Che necessità ci sta di avere delle luci accese? Lo sapete perché? Ma io non è che mi permetto di dire che lo so, che lo penso, per non farsi guardare in faccia. Ma quando vi piace accendere le luci, alleluia! La luce di Dio è una luce meravigliosa che splende nelle tenebre, non ci sono ombre, perché quando la luce è potente non c'è neanche l'ombra. Alleluia! Dio è luce. E la luce è dentro di noi. Quanto mi affascinava il mondo delle lucciole quando ero ragazzo. Mamma mia! Non so se vi è successo, ma forse sarò romantico. Forse dico qualcosa di certi tempi, ma quando vedevo la coccinella, la piccola lucciola nelle mani, a quei tempi poi, immaginate, non c'era l'illuminazione di oggi, e io sto parlando di tanti anni fa, quando ero ragazzo, e vedere quel piccolo insetto che luminoso mi affascinava, e avrei voluto portarmi quella luce, che me ne accorgevo che poi non vedevo più la luce, perché dovevo aprire le mani, se non aprivo le mani non si vedeva la luce, e mi affascinava vedere questo piccolo insetto che faceva, illuminava. E avete notato, quando c'è il buio assoluto, anche una luce piccola, di poco valore, diventa grande. E figuratevi quando Gesù è venuto nella vita e viene nella vita di ognuno di noi. Quando improvvisamente cadono le scaglie
che ci tengono tante volte legate agli occhi, quelle scaglie spirituali che non ci fanno vedere, che pensiamo di vedere, poi alla fine ci rendiamo conto che non abbiamo visto niente. Ma nel momento che l'Evangelo risplende, che arriva nella vita di ognuno di noi, e che lasciamo la religione e andiamo verso la fede, e la fede ci illumina gli occhi spirituali, e quando sono illuminati gli occhi spirituali, altresì si illuminano anche gli occhi materiali. Alleluia, perché non vediamo più, o meglio, vediamo quello che prima non riuscivamo a vedere e ci rendiamo conto. E quando la parola di Dio che abbiamo davanti a noi, che dice che la parola è una lampada al mio piede, è un lume sul mio sentiero, nel momento che non conoscevamo niente, e questa è una testimonianza che vi do io, ma voi stessi siete testimoni, nel momento che questa luce è entrata nella mia vita, mi sono reso conto che quello che io credevo di sapere non sapevo niente, che quello che credevo di vedere non vedevo niente, ma grazie a Dio anche stasera vedo la gloria di Dio, perché sono fratelli e sorelle che abbiamo la luce di Dio negli occhi. E il vostro amen non lo voglio sentire forte, vero? Alleluia! Diamo gloria al Signore con tutto il cuore. E questa è la luce. La nostra luce viene da Gesù Cristo. È Lui che ci guarda, ci vede. Sì o no? Credilo col cuore, fratello mio, credilo col cuore. Quante volte tu vedi tutto buio davanti a te in senso materiale, ma anche in senso spirituale, sembra che le cose non si realizzano. Vengono momenti in cui anche come Chiesa siamo in difficoltà, vediamo anche che l'economia della Chiesa fa fatica, dove potremmo perdere anche la struttura che abbiamo. Purtroppo è una sofferenza che portiamo nel cuore, però in compenso c'è una fede che non è mai vacillata. Quella fede che si illumina e che ci fa dire che Gesù ha detto: io sarò con voi in ogni tempo, io non vi lascerò e non vi abbandonerò giammai. Amen. E questo vale per la vita comunitaria, ma vale anche per la vita personale, per la vita familiare. Anche se a volte siamo avveliti, o meglio, sembra che siamo avveliti, io non vi nascondo, cioè i miei momenti di grande perplessità, sono un essere umano come tutti quanti gli altri, tante volte queste mie perplessità mi portano a dire: ma non vedo ancora quello che il Signore mi ha promesso in questo, però mentre dico questo chiedo perdono a Dio, perché so che Lui ha i suoi tempi. Dice un cantico: il tempio di Dio voglio essere anch'io. Io vorrei cambiarlo, il tempo di Dio lo sa soltanto Dio. Amen. Dio sa, Dio sa, Dio sa, quasi quasi ve lo faccio cantare dopo. Dio sa, Dio sa, sa Dio, e quando dobbiamo saperlo lo sapremo anche noi. Vogliamo dare gloria al Signore con tutto il cuore. Amen. Gloria a Dio. E allora non mi trattengo più, siamo fedeli al Signore, rimaniamo fermi, stabili, non permettiamo al mondo di portarci via dalla grazia e dalla verità. Ricordiamo, non è vero che una volta in grazia saremo sempre in grazia, quello che facciamo non è vero. Senza la santificazione nessun occhio vedrà il Signore. E noi vogliamo vedere? Vogliamo un giorno vedere il Signore? Lo vogliamo incontrare? Ah! Lui dirà: entra, ho detto prima, entra benedetto dal Padre mio. Quella è la cosa più bella. Nel momento che hai detto questo, salvezza completa. Alleluia! E allora qualcuno dirà: non ci sta chiù, fratello re, ma che succede? Si dispiace, qualcuno verserà qualche lacrima, qualche altro invece sarà meno male, ci siamo tolti davanti ai piedi. Ma il Signore ci accoglierà nella gloria. Chissà che cose belle ci aspettano. Non guardate che quella che è la conclusione della vita umana sia qualcosa di terribile. Qualcosa di terribile è chi non ha il Signore. Ma chi ha il Signore rimarrà in quella gioia che oggi non comprendiamo. Mi sovviene un sogno, una visione da molti decenni. Non l'ho mai dimenticata. Strana. Ve la voglio ricordare a qualcuno che si breve breve. Mi ritrovavo sulla sponda di un corso d'acqua, non so se era un fiume, il mare no, perché era tranquillo. E mi trovavo seduto al centro di un'imbarcazione un po' particolare,
che scivolava sull'acqua e c'erano davanti due personaggi, uno avanti e uno dietro, che vestivano in una maniera inconsueta. Avevano un bel volto, non parlavano, uno era in fondo e l'altro. E io mi trovavo a centro. E mentre passavo per questo corso vedevo una campagna e sentivo il profumo che oggi non sentiamo più da tanto tempo, il profumo della natura, di certi fiori. Mi sentivo bello, tranquillo. E questa imbarcazione così strana ancora scivolava e sentivo una pace, una gioia nel cuore. Ve la potrei, se fossi un pittore ve lo descriverei, ma non ho avuto mai questo dono. Non sono capace di disegnare niente. Saprei solo essere un pasticcione in questo, ma nella mia mente, e io credo nel mio cuore, è rimasto indelebile. Io ho sempre creduto che rappresenterà quel giorno in cui scivolerò sull'acqua, in un'acqua che non sono tempestose, ma calme e tranquille, con un profumo, col sentimento e il desiderio di vivere, quel desiderio di vivere che non sento più da tanto tempo, perché io avverto questo sentimento, lo sento solo quando siamo nella presenza di Dio, e credo che il Signore ha voluto darmi un qualche cosa. Poi se sarà effettivamente così, chiedo al Signore se me lo fa dire quando non ci sarò. Vogliamo dare gloria a Dio insieme? Vogliamo dare a Dio la gloria che compete a Lui, sì o no? Diamolo insieme, gloria a Dio. Fatelo con tutto il cuore insieme a me, gloria a Dio. E allora, figlioletti miei, permettetemi anche io di chiamarvi in questa maniera. Rimaniamo fedeli al Signore. Sforziamoci, non badiamo troppo alle critiche, non stiamo a guardare i puntini sulle I e gli accenti sopra le A, guardiamo al Signore e in ogni cosa riteniamo sempre il bene e il Signore produrrà quegli effetti benefici che Lui ha sempre promesso, perché Lui è il fedele per eccellenza e a Dio sia la gloria. Vogliamo alzarci in piedi. Allora, mentre accenna il cantico, vogliamo poche parole di preghiera e poi lo canteremo. Vogliamo chinare il capo? Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Vogliamo lodarti e glorificarti. Vogliamo ringraziarti per questa conoscenza, seppur umile conoscenza, che ci dai sapendo che possiamo fare la tua volontà e sapendo che le tenebre non ci appartengono. Che abbiamo ricevuto la tua luce e questa luce risplende e risplenderà nelle tenebre. Ti ringraziamo anche per questo e ti ringraziamo della comunione che abbiamo insieme, del sentimento di perdono, soprattutto di pentimento e di perdono, ma ti ringraziamo soprattutto perché quello che è la tua antica vecchia volontà è diventata ed è nuova per noi. Perché vogliamo fare appieno, vogliamo continuare a mettere in pratica la tua parola. Grazie Padre, benedici quanti questa sera o anche in occasione delle nostre trasmissioni di Teleoltre in questo momento hanno ricevuto la tua parola. Benedicili, aiutali e aiutaci nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Sono io, sono io Signore, che ho bisogno di pregare. Sono io Signore, che ho bisogno di pregare. Sono io Signore, che ho bisogno di pregare. Sono io, Signore, che ho bisogno di pregare. Non mio padre, né mia madre, ma sono io, Signore, che ho bisogno di pregare. Né sorella, né fratello, nessuno, Signore, che ho bisogno di pregare. Sono io, Signore, bisogno di pregare.
né sorella né fratello, ma sono io, Signore, che ho bisogno di pregare. Sono mio, sono io, sono io, Signore, che ho bisogno di pregare. Sono io, sono io, sono io, Signore, che ho bisogno di pregare. Celebra, perché risorto è il Signore.